Buonasera a tutti, eccoci per questo appuntamento che avevamo già messo in programma prima ancora delle notizie che poi oggi ho voluto darvi con la diretta delle 14. Non ci sto prendendo gusto, era un'iniziativa già programmata quella di stasera, però c'erano delle novità. Sulla questione tamponi e mi sembrava giusto doverla raccontare a voi. Come di consueto aspetto qualche altro secondo per le connessioni, i collegamenti. Oggi è stata una giornata, soprattutto un pomeriggio impegnativo perché c'è stata la conferenza dei sindaci dell'ambito sociale, quindi ci siamo incontrati con i sindaci degli altri comuni del nostro territorio al fine di condividere alcune iniziative, alcuni progetti, chiaramente nell'ambito dei servizi alla persona. E poi c'è stata una nuova riunione, la quarta dall'inizio dell'emergenza del COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, con il quale abbiamo iniziato a iniziative da mettere in campo a partire dalla prossima settimana, anche alla luce delle previsioni del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'argomento di stasera però, diciamo, è legato alla cosiddetta fase 2, anche se poi vi spiegherò che probabilmente è anche riduttivo parlare in questi termini. Ecco perché l'appuntamento è molto importante, perché serve per comunicare quali sono le basi del percorso futuro. Aspetto qualche altro secondo e poi vado subito a raccontarvi quello che stasera avevo intenzione di dirvi. Come avevo annunciato nel pomeriggio di oggi, durante la diretta in occasione della quale ho comunicato le ultime novità relativamente alla questione degli esami effettuati sugli operatori sanitari e sui pazienti del nostro presidio, vi avevo annunciato una nuova diretta questa sera. Dall'inizio di questa emergenza abbiamo infatti scelto questo canale di comunicazione diretta, che consente di avere un legame più stretto, sotto certi aspetti anche più confidenziale. È chiaro che guardarsi, per quanto possibile, guardarsi negli occhi è sicuramente importante in un periodo nel quale siamo costretti al confinamento e all'isolamento. Allora, l'argomento di questa sera è, se vogliamo riassumerlo in una parola, il futuro. Abbiamo gestito in questi 2 mesi circa un'emergenza, l'emergenza sicuramente più incredibile della nostra città negli ultimi decenni. Però già nella gestione di questa primissima fase, abbiamo iniziato ad interrogarci a pensare al futuro e a come ripartire, se ammesso che sia anche esatta la parola ripartenza, con il timore anche che tanti edifici, tante realizzazioni di questi anni si potessero addirittura sgretolare, potessero venire giù. Non abbiamo mai pensato in queste settimane di essere degli spettatori. E abbiamo creduto sin dall'inizio nella necessità di dovere, quando possibile, quando necessario, anche anticipare, fare proposte, raggiungere dei risultati. Così è stato sicuramente per i servizi alla persona, perché
che in queste prime settimane sono state un po' al centro dell'impegno di tutti perché ci sono state le necessità delle famiglie alle quali si sono date le risposte che abbiamo visto. E così anche nelle prime settimane abbiamo iniziato a dare dei primi segnali rivolgendoci alle attività produttive, alle attività commerciali, alle attività che fanno servizi alla persona in generale. Ad esempio, abbiamo sin dall'inizio di marzo previsto, questo era possibile fare in quel momento, una dilazione fino ad arrivare all'anno prossimo nel pagamento delle rate della Tari e all'inizio di aprile anche l'azzeramento della COSAP. Noi non abbiamo il potere di fare delle manovre milionarie, però abbiamo il dovere di stare a fianco delle forze vive della città. E come dicevo prima, se c'è stato un momento, quello il primissimo momento dell'emergenza, nel quale siamo stati vicini soprattutto alle famiglie, alle persone che si sono sentite smarrite, questo è il momento nel quale dobbiamo pensare a chi in questa fase è sicuramente la parte più debole. Quindi, ripeto, quella delle attività commerciali, quella delle attività produttive, che sono appunto delle categorie che si trovano in grande difficoltà. Tutto quanto è inquadrato all'interno di un programma organico. Allora, qual è il percorso che noi abbiamo immaginato di fare? Nelle prossime ore, vorrei dire, si avvierà una intensa campagna di ascolto, probabilmente la più importante campagna di ascolto che l'amministrazione comunale abbia mai fatto. E vogliamo farlo sulla base di indirizzi, di tracce concrete che abbiamo chiesto a delle persone che svolgono determinate attività, che hanno dei ruoli, a degli esperti, a dei testimoni, concentrandoci su alcuni focus. Quindi andiamo sicuramente dal tema del sociale, al tema dell'economia, al tema del lavoro, della formazione, della cultura, dell'ambiente, della sanità, dell'educazione. Questo perché non possiamo sicuramente improvvisare, ma dobbiamo darci dei criteri, dobbiamo darci delle dritte. E per fare questo, per evitare il rischio di essere autoreferenziali, abbiamo chiesto aiuto come dicevo prima, a degli attori importanti. E così, mentre a partire dalla prossima settimana vi proporremo degli appuntamenti nei quali ascolteremo questi importantissimi contributi. A proposito, vorrei anche dirvi a chi abbiamo pensato. Ad esempio, partiremo con l'ex sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che avendo vissuto in prima linea la ricostruzione della città dopo il terremoto, può darci un'indicazione di metodo su come si ricostruisce una città chiaramente all'indomani di una emergenza come questa. Parleremo di lavoro e di impresa con Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL, con Letizia Scastiglia della CNA, consigliere della Camera di Commercio di Chieti. Dei temi economici parleremo anche con Luciano D'Amico, che è stato rettore a Teramo. Dei temi sociali parleremo con Ermanno Di Bonaventura, che è stato presidente del Centro di Servizi del Volontariato di Chieti e che potrà dirci molto anche in tema di coinvolgimento del terzo settore. Di sanità parleremo con chi ha avuto un ruolo anche nella programmazione negli anni precedenti, negli anni scorsi, Antonino Aiello, chi ne ha fatto una lettura moderna, nuova, diversa, secondo quello che noi sosteniamo da tempo, quindi parleremo con Emanuele Felice. Parleremo di ambiente, ad esempio con Massimo Ranieri, parleremo di cultura, di attività produttive, in quest'ultimo caso con Giovanni Lolli, di cultura parleremo con la soprintendente Rosaria Mencarelli e con il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. Quindi sono tutti attori che conosciamo e che hanno dei ruoli importanti.
e che ci aiuteranno a dare una lettura del futuro della nostra città nell'ambito di una cornice più ampia, che è sicuramente quella internazionale, europea, quella italiana, e secondo dei criteri. Nel momento in parallelamente a questa campagna, diciamo così, di approfondimento dei contenuti, dei focus, così come vi ho detto, inizierà una campagna di ascolto, come vi dicevo, di interlocuzione, di confronto con le diverse categorie, con le forze vive della città. Quindi questa è questione, ripeto, delle prossime ore. Saranno avviati delle riunioni, degli incontri mediante videoconferenze con modalità a distanza, secondo quello che la situazione attuale ci consente di fare, e lo faremo, come ho detto prima, a partire da quelle categorie che in questo momento stanno soffrendo le conseguenze economiche negative di questa pandemia. Quindi vi dico subito che i primissimi incontri ci saranno con quelli che non sono interessati adesso dalla ripresa dell'attività. E infatti, mentre sappiamo abbastanza bene che cosa succederà il 4 maggio, sappiamo anche quello che non accadrà, quello che non potrà accadere il 4 maggio. Ad esempio, sappiamo che il 4 maggio non potranno essere riattivate le attività commerciali al dettaglio, la ristorazione, i servizi alla persona come i parrucchieri o gli estetisti. Noi vogliamo parlare con loro, vogliamo offrire tutto il supporto necessario per ripartire con la garanzia della sicurezza per i lavoratori e per la clientela. Con loro, a partire da loro, vogliamo fare un discorso e un ragionamento molto chiaro. Ed è il criterio che ci siamo dati in questi anni. Noi dobbiamo purtroppo tener conto di alcuni limiti. Un primo limite è sicuramente quello che lo Stato è pronto a darci. L'altro limite è quello che noi siamo disposti a mettere sul tavolo per questa ripartenza. Perché è chiaro che dobbiamo sapere che o decidiamo, ad esempio per quello che dipenderà esclusivamente da noi, di rinunciare ad alcune iniziative, ad alcune attività che negli anni abbiamo messo in campo, ad esempio per la promozione della nostra città, oppure trasformeremo quello che diciamo a cui avremo rinunciato in sostegno alle attività produttive. Il metodo che noi ci siamo dati è stato sempre quello della condivisione. Abbiamo fatto tantissimi incontri e per questo noi abbiamo pensato ciò che era naturale, e cioè continuare secondo questa linea. Noi, è chiaro che, l'ho detto prima, siamo dalla parte della città che vive, dalla parte della città che rinasce e che vuole lavorare e che vuole farlo in sicurezza. Abbiamo dalla parte nostra la tenacia e la forza, la determinazione non solo di fare la nostra proposta, di accogliere le richieste e le istanze di quelli che appunto si trovano in questo momento in difficoltà, ma insieme avremo sicuramente maggiore forza, cioè quella di portare le soluzioni che verranno offerte sui tavoli di quelli che sono chiamati a prendere le decisioni. Questo lo dico per un motivo molto semplice, perché è il metodo che abbiamo avuto sempre nell'affrontare i problemi ed è il metodo che abbiamo utilizzato anche in queste settimane di emergenza sanitaria. È lo stesso metodo con il quale abbiamo posto con determinazione la questione di cui parlavo oggi pomeriggio, cioè quella dei tamponi. Quindi abbiamo insistito e abbiamo chiesto a chi doveva decidere di provvedere, e contemporaneamente abbiamo anche offerto una soluzione. E i risultati, sia pure con ritardo, sono iniziati ad arrivare e ci hanno dovuto necessariamente ascoltare. E così è stato quanto al metodo, ad esempio, con la questione dell'attivazione della fibra ottica. È
era una iniziativa che noi abbiamo messo in campo 3 anni fa. C'erano stati dei problemi, ne abbiamo parlato anche ieri sera, e con la determinazione data anche dalla forza degli argomenti che si portano, abbiamo cercato di porre il tema su tutti i tavoli e lo abbiamo risolto. Oggi l'80% del territorio del comune è coperto dalla fibra, quindi che è stata attivata, e le numerose richieste che si stanno avendo in queste ore, così come ci viene confermato sia da alcuni che ce lo hanno detto direttamente, sia dalla dirigenza di team con la quale siamo in contatto, stanno a dimostrare. Quindi il metodo è quello di approfondire il problema e di elaborare insieme le soluzioni. Questo lo facciamo perché con la forza di essere tutti dalla stessa parte. È dalla forza che ci viene dal tenere aperti gli occhi su quello che ci sta intorno, anche, e questo è un pericolo dal quale dobbiamo sicuramente sfuggire, dalla propaganda che ci può far perdere di vista gli obiettivi e la concretezza. Il nostro lavoro, se possibile, si fonda su 3 cardini che corrispondono a quelli che oggi sono i diritti fondamentali che abbiamo rimesso al centro: il lavoro, la salute e la cultura. Questo è un trinomio che troviamo tra i principi fondamentali della Costituzione, sulla base del quale vogliamo fondare la nostra azione futura. Si tratta di una guardia grele che stiamo immaginando e nella quale deve esserci per noi un ruolo da protagonisti. Un ruolo da protagonisti che non possiamo esercitare da soli, ma che dobbiamo esercitare insieme con voi, guardando necessariamente al futuro. Ecco perché probabilmente parlare di fase 2 diventa persino riduttivo. Noi dobbiamo pensare ad un orizzonte molto più ampio, ad un orizzonte sia geografico, l'abbiamo detto qual è la cornice, ma anche a un orizzonte temporale della Guardia Grele per il futuro. Chiaramente non siamo una comunità che parte da zero, perché le forze ci sono, lo abbiamo detto e ne abbiamo ogni giorno la testimonianza, e soprattutto abbiamo messo in campo una serie di iniziative e di progetti che costituiscono, non appena sarà possibile nell'immediato portarli a realizzazione, progetti che ci consentiranno di avere un quadro di una Guardia Grele sicuramente più forte, una Guardia Grele diciamo, che guarda veramente in avanti. Pensiamo ai temi dell'edilizia scolastica, alla realizzazione del palazzetto, a tutto quanto il programma di rinnovamento della pubblica illuminazione della città. Questo significa che una Guardia Grele che rinasce è una Guardia Grele che può fondarsi su delle radici solide, che sono, ripeto, quella delle forze vive della città, e sono quelle dei progetti messi in campo per cambiare il volto della città. In questo momento, in queste ore, come abbiamo fatto nelle settimane precedenti, nessuno deve essere lasciato indietro. Non è avvenuto prima, non deve avvenire adesso. Noi siamo al fianco di chi in questa fase vive le maggiori difficoltà. Abbiamo parlato di iniziative, di proposte concrete. Qualcuna già ne abbiamo in testa, ad esempio accordi mi riferisco, ripeto, alle attività produttive, alle attività commerciali, a quelle che adesso, ripeto, stanno subendo la maggiore difficoltà. Quindi accordi con i proprietari per la questione degli affitti, la possibilità di occupare degli spazi all'aperto per chi fa ristorazione, per le attività diciamo di somministrazione al pubblico, al fine di abbattere il problema del distanziamento sociale, l'abbattimento ovviamente delle tasse, delle imposte comunali all'interno di una cornice che si va definendo, perché come comuni abbiamo chiesto, e nel prossimo decreto legge ci saranno, dei trasferimenti per un totale complessivo di 3 miliardi di euro, che saranno chiaramente trasformati in un abbattimento di fiscalità a favore delle attività commerciali. È
Costruire ad esempio un tavolo di confronto permanente, ce lo siamo detti tante volte, della necessità di consorziarci, di lavorare insieme, probabilmente questo è il momento in cui questa strada diventa indispensabile, perché questa è la strada che può dare la forza per porre gli argomenti e per trovare le soluzioni. Ad esempio, anche il discorso delle prenotazioni, degli acquisti, delle consegne, perché non può essere fatto su un'unica piattaforma che mettiamo in campo, insieme? Quindi questi sono gli argomenti di cui nelle prossime ore, vi dicevo all'inizio, si parlerà all'inizio degli incontri, di questi incontri tematici. Come vedete, questo è un appello che noi facciamo alla città, alle forze della città, è un dialogo che prosegue e che continuerà poi anche con chi lavora nell'ambito della cultura, della promozione turistica, nell'ambito dell'ambiente, chi si occupa di servizi alla persona, diciamo, così come ha fatto anche in questa fase di emergenza. Noi vogliamo ascoltare tutti, desideriamo avere il contributo di tutti e il comune, l'amministrazione si pone in prima linea per tracciare questo percorso di condivisione, vorrei dire totale. Parlavo di un appello, e anche un appello alla politica, a una politica che deve necessariamente, di fronte a questa situazione, mostrarsi matura. Non deve cedere alla tentazione della propaganda o delle missioni impossibili, perché le proposte impossibili poi si trasformano in nodi che vengono al pettine. Quindi abbiamo bisogno di conoscere bene la cornice nella quale ci muoviamo. E lo dico, questo appello lo faccio anche ad ogni cittadino. E mi rivolgo al senso civico di ciascuno e alla necessità del senso, ce lo siamo detti in questi giorni, anche nella riunione di oggi, di autodisciplina, perché nessun divieto, nessuna regola potrà mai funzionare bene se è fondata solo sulla forza della sanzione, sulla forza della punizione e non è invece accompagnata da una sensibilità individuale che solo, diciamo, che messa insieme quella di tutti quanti i cittadini potrà consentire di raggiungere gli obiettivi. Ho detto che non si parte da zero, noi desideriamo andare avanti, ripartire da qui. Il 10 marzo è stata una data per alcuni anche prima difficile, perché c'è stato un salto nel buio. Per dare un segnale rispetto all'esigenza, all'emergenza che c'era, ci si è tirati indietro, ci si è chiusi dentro senza avere altra possibilità. Ci sarà un 4 maggio, ci sarà un 18 maggio, ci sarà anche un 1° giugno, ma noi lavoriamo insieme perché la nostra forza deve essere mantenuta e anzi deve anche aumentare. Io mi fermo qui con un grazie senza entrare nel merito a tutti quelli che hanno dato già disponibilità per avviare questo percorso, tutti quelli che in queste settimane, in questi mesi si sono dati da fare e si stanno dando da fare, tutti quelli che hanno sacrificato la propria vita, anche la propria attività e vivono un momento troppo lungo che noi vorremmo accorciare il più possibile di difficoltà. Questo il progetto di cui vi ho parlato lo definiremo in un documento che vi faremo avere. E vi ripeto, nelle prossime ore partiremo con i primissimi incontri. Vi saranno comunicate le modalità, vi saranno chieste diciamo, vi sarà chiesto un minimo di collaborazione, ma noi siamo certi che proprio perché la strada la prenderemo insieme, arriveremo all'obiettivo che tutti desideriamo. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro una buona serata.